Salve a tutte e a tutti e ben ritrovati ad un appuntamento di 5 luoghi comuni su. Oggi voglio parlarvi della cucina asiatica o cucina orientale, perché veramente è alla base di moltissimi luoghi comuni che riguardano noi italiani e come ci approcciamo a queste tradizioni culinarie. Luogo comune numero 1. Tutti i ristoranti asiatici in Italia sono gestiti da cinesi. Questo è effettivamente un grande luogo comune, anche se non bisogna negare il fatto che esistono molti ristoranti fusion, che quindi uniscono la cucina cinese a quella giapponese, thailandese, coreana e anche a quella occidentale, che sono effettivamente gestiti da cittadini di origine cinese. E quindi c'è un po' il sentore comune che se si vuole andare a mangiare il sushi si andrà in un ristorante gestito da cinesi. Però in Italia ci sono un sacco, sì, di ristoranti gestiti da cittadini cinesi, anche perché vi è una grandissima tradizione culinaria che ci proviene dalla Cina, e quindi anche molti sono spinti ad aprire questo tipo di attività all'estero. Ma in realtà possiamo riconoscere come vi sono molti fusion che principalmente sono all you can eat, quindi questi ristoranti dove si paga un prezzo fisso e si può mangiare quello che si desidera, e questi, che spesso presentano cucina cinese affiancata alla cucina giapponese, in particolar modo il sushi, ovviamente possono essere gestiti da cittadini di origine cinese. Tuttavia, se vogliamo andare in cerca di un ristorante giapponese o di un ristorante coreano, di un ristorante thailandese, un ristorante cambogiano, quello che si vuole, basta cercare bene e ce ne sono ovunque, nel senso in quasi tutte le grandi province possiamo trovare ristoranti etnici che sono gestiti da cittadini provenienti dalla zona culturale di riferimento di quel tipo di cucina. Ovviamente molto spesso questo tipo di cucina può anche includere altri piatti, però restiamo d'accordo sul fatto che non è vero che tutti i ristoranti giapponesi, in particolar modo perché l'idea è quella collegata al sushi, siano gestiti non da giapponesi ma esclusivamente da cittadini cinesi. Questo non è vero, cercate bene e troverete sicuramente, come andiamo a cercare la pizzeria più buona dell'altra, il ristorante vegetariano più buono dell'altro, abbiate anche l'abitudine di vedere cosa andate a mangiare quando si tratta di cucina etnica, per avere delle vere esperienze tradizionali di un certo tipo di cucina che ci proviene da delle zone così distanti dalle nostre. Secondo luogo comune, in Giappone si mangia solo ramen e sushi. Questo è un luogo comune che ho affrontato molte volte con gli amici che magari si apprestavano ad andare a fare un viaggio in Giappone. La cosa interessante è che il ramen in Giappone è arrivato molto tardi, infatti il ramen è una creazione della tradizione culinaria cinese che dopo è stata adottata in particolar modo in modo esponenziale dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando sono arrivate grandi partite di grano a basso costo proveniente dagli Stati Uniti, e quindi il ramen e la pasta in generale sono diventati dei cibi economici e facilmente reperibili, e quindi si è sviluppata una grandissima tradizione di varie tipologie di ramen che variano a seconda della latitudine. Ovviamente in Hokkaido, in cui il clima è più freddo, ci saranno certe tipologie. Se andiamo nelle Kyushu, quindi nel sud tropicale, andremo verso altre tipologie di piatti. L'unica cosa certa è che il ramen si può trovare come qualsiasi altro piatto. Uno dei piatti che uno non penserebbe mai più comuni in Giappone e più consumati anche in realtà è il curry rice. Il curry rice che cos'è? Non è che il curry rice all'inglese, che fondamentalmente è il curry rice indiano che è stato rielaborato per adattarsi ai gusti. Infatti ad esempio quello giapponese tipicamente utilizza anche un curry molto dolce e meno speziato rispetto a quello che si usa solitamente in India, e anche questo è stato un piatto importato in modo particolare nel XX secolo
che dopo è diventato di pubblico dominio, nel senso tutti hanno iniziato a consumarlo. Il sushi invece, che di fatto è uno dei piatti più antichi della tradizione giapponese, si pensa infatti che già nel IV secolo a.C., più o meno, ci fossero delle lavorazioni di riso e pesce che fondamentalmente venivano fatti fermentare insieme anche con del sale per poterli conservare su un lungo periodo. Infatti ricordiamo che la fermentazione, cibi fermentati, lo facci benissimo. E nella nostra specie, fino all'invenzione delle ghiacciaie, all'invenzione dei frigoriferi, sono sempre stati utilizzati tantissimo perché il sale o altri tipi di prodotti vegetali che permettevano di conservare dei cibi su lungo periodo, grazie proprio ai processi di fermentazione, sono stati alla base dell'alimentazione umana per millenni. Quindi non preoccupiamoci se stiamo per affrontare un viaggio in Giappone e non ci piace né il sushi né il ramen, possiamo trovare ristoranti di qualsiasi tipo e anche, cioè, un consiglio, viaggiatori italiani, perché andiamo all'estero per mangiarci delle pizze che fanno schifo? Diamoci una risposta, proviamo la cucina estera. Io parlo da vegana, quindi è anche molto difficile per me riuscire a provare la cucina estera a 360 gradi, ma si trovano ovviamente anche piatti a base esclusivamente vegetale. L'importante è saperli chiedere, saperli dove trovare, e l'importante è sperimentare e cercare di capire come dei gusti differenti. Perché non sono, soprattutto anche l'idea dell'umami, che è un salatino leggermente dolce, e sono tutti tipi di sapori che non sono propri della nostra cucina, ma non per questo fanno meno bene o sono meno buoni della cucina tradizionale italiana. Quindi affrontate qualsiasi paese dell'Asia imparando a scoprirne i gusti, scoprirne i sapori e a capire come in realtà tutta la cucina umana, fino all'ultimo secolo in cui con la globalizzazione si è un po' stravolto tutto, è alla base dell'espressione della potenzialità di un certo territorio, quindi dei cibi presenti in un certo territorio, elaborati nel modo migliore possibile per essere anche gustosi al nostro palato, perché ovviamente tra i bisogni primari dell'essere umano vi è il nutrirsi, e quindi ognuno cerca di farlo nel modo più gustoso possibile. Terzo luogo comune: c'è aglio ovunque. Allora, bisogna dire che alcune cucine tradizionali, in particolar modo quella indiana e quella coreana, fanno un larghissimo uso di aglio. L'aglio, come dicevo prima, anche la fermentazione, per millenni è stato alla base dei piatti che si mangiavano quotidianamente, perché essendo antibatterico ed essendo anche un antinfiammatorio per l'organismo nostro, riusciva ad essere un sistema adeguato per la conservazione del cibo. Pensiamo ad esempio, ritornando ai fermentati, al classicissimo kimchi coreano, quindi cavolo e altre verdure fermentate insieme all'aglio. Il kimchi fa benissimo. Chiaramente, se a uno non piace l'aglio, potrebbe incontrare alcune resistenze nell'affrontare questo tipo di cucina. Però da qui a dire che ovunque c'è l'aglio è molto sbagliato. Ad esempio, un altro tipo di piatto che conosciamo molto anche in Italia, perché si può trovare comunemente anche negli all you can eat, sono i ravioli. I ravioli, noi li intendiamo in realtà due tipi di ravioli diversi, nel senso il wonton più classico cinese da zuppa da brodo, quindi quello chiuso, rotondo. Di solito ha un gusto più delicato, mentre il gyoza, quindi il raviolo che viene fatto anche alla piastra, hanno dei gusti più pungenti e soprattutto se mangiamo cioè quelli tradizionali giapponesi, possono avere un fortissimo livello di aglio presente in essi. Anche questo è una questione di gusti e di abitudini, ma ovviamente se uno ha delle intolleranze o altro, o comunque non gli piace l'aglio, può trovare qualsiasi tipo di alternativa. L'importante è chiedere, cioè nel senso riuscire a farsi capire e domandare dei piatti adeguati a quello che è il nostro gusto personale. Quarto luogo comune: in Asia è impossibile mangiare vegano. Posso dirvi che non è assolutamente vero, anzi è molto semplice, soprattutto se si fa riferimento
ad alcuni templi buddisti che hanno già una cucina esclusivamente a budget vegetale, riuscire a mangiare tranquillamente anche in qualsiasi paese dell'estero dell'Asia. Ovviamente, se andiamo a visitare delle zone estremamente rurali con un basso livello di agricoltura finalizzata, insomma, alla produzione di ortaggi, pensiamo ad esempio alla Mongolia interna, là sarà molto più difficile trovare piatti esclusivamente vegetali. Però l'importante, insomma, è sapere che ci sono possibilità di mangiare ovunque e quindi anche gli altri vegani non si precludano l'idea di andare all'estero e mangiare serenamente perché ci si fa scrupoli col discorso del lavare la verdura e tutto deve essere cotto e la frutta non si può mangiare. Questi sono tanti miti che in realtà con la giusta preparazione a livello di prebiotici e probiotici prima della partenza si può superare facilmente. In particolar modo è molto interessante quella che è tutta la tradizione culinaria giapponese buddista. Infatti, la tradizione Zen dà moltissima importanza, la maggior parte dei templi dà moltissima importanza proprio ad una cucina esclusivamente a base vegetale, che non include neanche l'aglio e la cipolla molto spesso, quindi per chi non ama quei gusti è proprio il luogo adatto. Che non è solamente un cucinare, ma è proprio un vero e proprio stile di vita. Infatti, si sì, tendono a mangiare tutte le parti della pianta e là si fanno dei cibi molto semplici che permettono di ottenere il massimo dell'energia dai nutrienti che vengono ingeriti. Quindi anche questa è una cosa molto curiosa e vi dico, anche se uno non è vegetariano, fare l'esperienza di mangiare presso un tempio è veramente una cosa molto interessante, nel senso assaggerete dei piatti veramente gustosi. Quinto luogo comune legato alla cucina asiatica. Se vado in Asia mi toccherà mangiare per forza con le bacchette. Nuovamente, a meno che non andiamo in zone estremamente rurali, è facilissimo avere posate. Infatti, l'idea della bacchetta è che per comodità tantissimi mangiano con le bacchette perché sono abituati ad usare quelle e sono ormai pratici. Io, ad esempio, anche a casa mangio molto spesso con le bacchette. Ma non vuol dire che nei ristoranti, nei luoghi, anche i takeaway, non siano presenti delle forchette, soprattutto se parliamo di zone turistiche dove sanno già che vi è un'alta presenza di occidentali poco pratici con le bacchette tradizionali. Una cosa che è importante è che, soprattutto noi italiani, la finiamo di usare delle bacchette come se fossero le bacchette della batteria o come se fossero un gioco a tavola. Infatti, quello è veramente brutto da vedere. È pari pari, ma proprio pari pari a quando la mamma ci diceva di non giocare col cibo. Quindi finiamola, questa cosa non si può vedere. E ricordatevi che non è necessario che vi portiate le posate da casa per andare a visitare un paese dell'estremo oriente, perché sarà molto facile che riusciate a trovare posate a disposizione. O se no, se proprio non volete rischiare, prendete delle posate e portatele con voi durante tutto il vostro viaggio. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!